Ragazzi, buongiorno, eccoci qua, spero vi sia piaciuto il gameplay di ieri. Vi ricordo che è diviso in due parti perché arriva a fine rigori, quindi parte 1 e parte 2, sono tutte e due su YouTube. Liverpool-Real Madrid, finale di Champions, che si svolgerà già domani sera, quindi vi invito a iscrivervi al canale perché domani ci sarà un live, mi raccomando, sul mio canale, appunto. E ieri Spalletti conferenza, ho detto un po' di cose, felice questo, questo, quest'altro. E ho venuto fuori che probabilmente Cancelo e Rafinha non verranno riscattati, però non so che dire, perché Cancelo poteva ancora capire, 35 milioni sono tanti, però alla fine con doppia Valencia è rimasto, quindi 25 milioni te sei guadagnati, un sacrificio si poteva anche fare, forse, no? È uno scambio con 10 milioni, sai, alla fine, però sembrerebbe che siano due trattative separate. A me quello che mi fa in più incazzare è Rafinha, perché dai, cioè, possibile che non riusciamo, cioè deve essere così ristretto questo bilancio, come cazzo è possibile? Non capisco, ho bisogno di chiarezza, ho bisogno, perché per prendere un giocatore si fa una fatica allucinante, oh, che buttiamo i soldi per giocatori che così al buio, vedi D'Albert, e poi Rafinha che ti dimostra comunque che ha fatto 6 mesi che contro cazzi, cioè ha dimostrato di essere quasi un leader in questa squadra, alla fine ha fatto vedere cose che non si vedono da anni in un centrocampista dell'Inter. E porca puttana, se non riscatti lui, cioè, mi sembra un po', cioè, andiamo a farci fottere così, cioè, non lo so. Io pensavo che questa qualificazione Champions League avesse sboccato qualcosa, invece siamo sempre... Poi dici, vabbè, uno non si lamenta, aspettiamo il 20 agosto, 19 agosto, quando cazzo è, da volte 10 giorni prima, meno male, fece prima del calcio mercato. Però a me queste cose, non lo so, mi fanno salire dei dubbi lucinanti, perché non so, non siamo in grado di fare degli acquisti, cioè, prendiamo la Tana Martini, 22 milioni, quanto cazzo è costato, vabbè, ci sta. Un rinforzo che poi anche lì punto interrogativo, perché alla fine arriva dall'Argentina, vabbè, per carità, una promessa, vabbè, ci provi, però cazzo, uno affermato come Rafinha dice vabbè Cancelo, 35 milioni forse è un po' tanto, non lo so, anche un po' alla fine uno migliore, sebbene non sia un fenomeno, però comunque è uno dei migliori terzini che abbiamo trovato finora, perché cazzo, D'Ambrosio, Santon, Nagatomo, cioè questi qua abbiamo avuto fino adesso, non è che abbiamo avuto chissà chi. A me fa incazzare però di più Rafinha, perché se non riscattiamo lui, no, chi cazzo vogliamo prendere? Cioè, vogliamo andare avanti con Brozovic, ci fidiamo di Brozovic, ci fidiamo. Cioè, ha giocato meglio Rafinha nel giro di 5 mesi, 6 mesi, che Brozovic nel giro di 5 anni, 3 anni, quando cazzo è rimasto. Cioè, facciamoci due domande. Vabbè, comunque, staremo ad aspettare, io... spero di essere fiducioso, vedremo come andrà. Poi voglio capire anche Caramo che fine farà, sinceramente. Poi ovviamente Icardi, rinnova o non rinnova, insomma, ci sono tanti dubbi da risolvere. Fatto sta che dobbiamo farci una squadra attrezzata per rimanere in Champions, perché tanto vale che ce ne andiamo in Europa League. Tutto lì il discorso, ma già lo sapete anche voi, non è che c'è da stupirsi. Comunque, staremo a vedere, staremo a guardare questa società cosa sarà in grado di fare. Se no mi fanno incazzare. E allora, noi ci vediamo probabilmente stasera con una sorpresa, un gameplay sorpresa, però non rivelerò niente perché non so se riuscirò a farlo, ma vabbè, sarà un gameplay per gli appassionati di PlayStation, vi farò vedere un po' delle novità, però rimanete connessi, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo probabilmente stasera e sicuramente domani con il live finale Champions League.
Real Madrid Liverpool. Ragazzi, a presto e buona giornata. Ciao.